Ma insomma, ve lo figurate, c'è da mattire sul serio. Tutti quanti a non poter sapere chi tra i due sia il pazzo, se questa signora Frolla o questo signor Ponza, suo genero. Cose che capitano soltanto a Valdana, città disgraziata, calamita di tutti i forestieri eccentrici. Pazza lei o pazza lui, non c'è via di mezzo. Uno dei due deve essere pazzo, per forza. Ciascuno si vede davanti ogni giorno. Quei due li guarda in faccia e sa che uno dei due è pazzo. Li studia, li inquadra, li spia e niente, non poter scoprire quale dei due, dove sia il fantasma, dove è la realtà. Nei panni del signor Perfetto, io darei senz'altro per la salute dell'anima degli abitanti di Valdana lo sfratto alla signora Frolla e al signor Ponza, suo genero. Non basta, signor Ponza, relegare in una casa a parte quella povera madre. Ma spinge la crudeltà fino a vietarla anche la visita della figliola. Come si può pensare ciò di questo genero? Quale amore, quante cure, quali attenzioni egli abbia per la figliola, non solo, ma anche per me. Per lei? Sì, sì, anche per me. Premuroso, disinteressato. Crudele. Ah, non crudele. No, per carità. C'è solo questo. È che la vuole tutta per sé, la mogliettina. Il signor Ponza. Fino al punto che anche l'amore che questa deve avere, e l'ammette come no per la sua mamma, vuole che le arrivi non direttamente, ma attraverso lui, per mezzo di lui. Ecco, si può parere crudele questa, ma non lo è. È un'altra cosa che mi strugge. Cosa? Ecco, forse è una specie di malattia, come dire. Mio Dio, basta guardarlo negli occhi. Fanno in prima una brutta impressione, forse quegli occhi, ma dicono tutto a chi sappia leggere in essi. La pienezza chiusa, dicono, di tutto un mondo d'amore in lui, nel quale la moglie deve vivere senza mai uscirne minimamente, e nel quale nessun altro, neppure la madre, deve entrare. Gelosia? Sì, forse, a voler definire volgarmente questa totalità esclusiva d'amore. Egoismo? Ma un egoismo che si dà tutto, come un mondo alla propria donna. Egoismo, in fondo, sarebbe il mio a voler forzare questo mondo chiuso d'amore, a volermi introdurre per forza, quando so che la mia figliola è felice, così adorata. Del resto, non è mica vero che ella non la vede, la sua figliola. 2 o 3 volte al giorno entra nel cortile, nella casa, e suona il campanello, e subito la sua figliola si affaccia di lassù. Sì, è vero, ha detto di quella proibizione di vedere la figlia, ma anche tutto il bene possibile e immaginabile di lei fino a scusarlo, e non solo, ma anche a non dargli nessun'ombra di colpa per quella proibizione stessa. La signora Frolla, poveretta, non pare, ma è pazza. Pazza? Pazza da anni. E la sua pazzia consiste appunto nel credere che io non voglia farle vedere la sua figliuola. Quale figliuola che è morta? È morta da anni. E la signora Frolla, appunto, per il dolore di questa morte, è impazzita. Per fortuna è impazzita. Fortuna? Sì, giacché la pazzia è stata per lei lo scampo dal suo disperato dolore. Naturalmente non poteva scampare se non così, cioè credendo che non sia vero che la sua figliuola è morta, che invece sia io, suo genero, che non voglio più fargliela vedere. Perché la seconda? Puro dovere di carità verso un infelice. Io secondo da 4 anni, a costo di molti e gravi sacrifici,
questa pietosa follia. Con dispendio superiore alle mie forze, due case, una per me e una per lei. Anche la mia seconda moglie, per fortuna caritatevolmente, si presta volentieri ad assecondare anche lei questa follia. Danny ha detto. Anche per la mia qualità di pubblico funzionario, non posso permettermi che si creda in città che questa cosa crudele è inverosimile. Cioè, che per gelosia o per altro, io vieti a una povera madre di vedere la propria figliuola. Per carità, poiché il signor Ponza è un pubblico funzionario e appunto per questo la prima volta mi sono astenuta dal dirlo, perché questo potrebbe seriamente pregiudicare nella carriera. Il signor Ponza, poveretto, ottimo, ottimo inappuntabile segretario alla prefettura, compito, preciso in tutti i suoi atti, in tutti i suoi pensieri, pieno di tante buone qualità. Il signor Ponza, poveretto, su questo punto non ragiona più. Ecco, il pazzo è lui, poveretto, e la sua pazzia consiste appunto in questo, nel credere che sua moglie sia morta da 4 anni e nell'andar dicendo che la pazza sono io. Lo fa per contestarla? No, non lo fa per contestare in certo qual modo innanzi agli altri quella sua gelosia quasi maniaca e quella crudele proibizione di vedere la figliuola. No, crede sul serio il poveretto che sua moglie sia morta e che questa che ha con sé sia una seconda moglie. Caso pietosissimo, perché veramente col suo troppo amore quest'uomo rischiò in prima battuta di distruggere, d'uccidere la giovane mogliettina delicatina, tanto che si dovette sottrargliela di nascosto e chiuderla insaputa di lui in una casa di salute. Ebbene, il pover'uomo, a cui già per quella sua frenesia d'amore si era anche gravemente alterato il cervello, ne impazzì. Credette che la moglie fosse morta davvero. E questa idea gli si fissò talmente nel cervello che non ci fu più verso di levargliela. Neppure quando, ritornata dopo circa un anno, florida come prima, la moglietta gli fu ripresentata, la credette un'altra. Tanto che si dovette, con l'aiuto di tutti, parenti e amici, simulare un secondo matrimonio, che gli ha ridato pienamente l'equilibrio delle facoltà mentali. Crede che stia bene ora? Credo che da un pezzo il mio genero sia del tutto rientrato in sé e che egli finga soltanto di credere che sua moglie sia una seconda moglie, per tenersela tutta per sé, senza contatto con nessuno, perché forse tuttavia di tanto in tanto gli balena la paura che di nuovo egli gli possa essere sottratta nascostamente. Ma sì. Come spiegare, se no, tutte le cure e le premure che ha per lei sua suocera? Se veramente egli crede che una seconda moglie, quella che ha con sé, non dovrebbe sentire l'obbligo di tanti riguardi per una che di fatto non sarebbe più sua suocera, è vero? Intanto, la povera figliola mia deve fingere di non essere lei, ma un'altra. E anche io sono obbligata a fingermi pazza, credendo che la mia figliuola sia ancora viva. Mi costa poco, grazie a Dio, perché là, la mia figliuola, sana, piena di vita, la vedo, le parlo, ma sono condannata e non posso condividere con lei e anche vederla e parlarle da lontano, perché egli possa credere o fingere di credere che la mia figliuola, Dio liberi, è morta e che questa che ha con sé è una seconda moglie. Ma torno a dire, che importa se con questo siamo riusciti a ridare la pace a tutti e due? So che la mia figliuola è adorata, contenta, la vedo, le parlo e mi rassegno, per amore di lei e di lui, a vivere così e a passare anche per pazza. Pazienza.
tra il dispetto aggrondato e lo stupore e la costernazione della gente che li studia, li inquadra, li spia, e niente, non riesce ancora in nessun modo a comprendere quale sia il pazzo dei due, dove sia il fantasma, dov'è la realtà.